Effetto farfalla è il titolo di questa puntata. Quando parliamo di butterfly effect, effetto farfalla, ci riferiamo in qualche modo ai piccoli gesti, anche ai piccoli gesti che possono poi avere delle conseguenze globali, che possono cambiare in meglio la vita di tante persone. È il titolo anche di un progetto, di un concorso dell'organizzazione di volontariato Il Mondo di Tommaso, e in questa puntata parleremo con tante voci intergenerazionali che animano questa associazione, che nasce proprio dal nome di Tommaso, un ragazzo tragicamente scomparso ancora molto giovane, ma che portava come tutti noi un fiore, il fiore del cambiamento. E quindi con noi saranno presenti il fondatore Claudio Corazza e i giovani volontari Eleonora Saccon e Ansumana Darboè. Iniziamo questo viaggio proprio con il fondatore, nonché padre di Tommaso, Claudio Corazza, che ringrazio di cuore per essere qui con noi oggi. Grazie mille dell'opportunità. Noi ci siamo interrogati su cosa realmente noi possiamo fare con i ragazzi, ma soprattutto anche con un rapporto molto trasversale tra ragazzi italiani, ragazzi africani. Cosa noi possiamo fare in questo mondo, no? Per riuscire a vedere qualcosa di migliore, no? E per questo è nata l'associazione Il Mondo di Tommaso 5 anni fa, e adesso siamo circa un centinaio di iscritti, ci sono tantissimi ragazzi, c'è anche un gruppo operativo che si occupa dei progetti, ma la bellezza di tutto ciò è che nasce proprio dal discorso dell'effetto farfalla, che da una cosa piccola, da una scintilla, stiamo avendo già dei risultati. Nel direttivo ci sono 13 persone, ci sono solo 2 adulti, sono tutti ragazzi, e ci sono addirittura 3 ragazzi africani, tra cui Ansumana, che io ringrazio particolarmente per tutto quello che fa. E questo è un po' l'effetto farfalla, no? Da una cosa, anche magari anche molto forte, nasce la volontà di vedere qualcosa di più grande. E sono già 5 anni che noi facciamo dei progetti, ogni anno c'è un concorso. Il primo concorso è nato col tema della sostenibilità, poi c'è stato il tema del coraggio, poi c'è stato il discorso l'anno scorso della biodiversità. Quest'anno abbiamo come tema gli alberi, e il titolo è L'uomo e gli alberi, 2 punti, un rapporto per la vita, cioè il rapporto imprescindibile che c'è tra l'uomo e la natura, l'uomo e gli alberi. Questo perché noi crediamo vivamente che solo praticamente con un rapporto corretto con la natura e col fatto di riuscire a far sì che gli alberi diventino protagonisti come dovremmo essere noi, e possiamo effettivamente combattere questo famoso cambiamento climatico, ma non solo. Ma noi dovremmo nutrirci della bellezza della natura per riuscire praticamente a vedere qualcosa di diverso. Beh, la bellezza salverà il mondo, come diceva Dostoevsky, e mi piace molto il riferimento al bosco, un ecosistema da cui dovremmo imparare di più, che funziona più per cooperazione e collaborazione e meno per competizione. Bosco e alberi sono anche il tema dell'edizione del concorso di quest'anno del Butterfly Effect. Per parlarne e divulgare i suoi dettagli convoco la giovane Eleonora Saccon, che tra l'altro fa parte anche di un'altra associazione chiamata 12 Ponti. Alberi e ponti sono elementi che ci piacciono molto. Eleonora, intanto grazie per essere qui con noi, parlaci un po' dell'edizione del concorso di quest'anno. Grazie a voi, sono molto contenta di essere qui. Il concorso è rivolto a ragazzi fino ai 35 anni, sia a livello nazionale che internazionale, studenti, anche ragazzi che si riuniscono in gruppi scolastici, interscolastici e anche ad associazioni. Ci saranno appunto 5 premi dedicati appunto a livello nazionale e internazionale, distinti da 1000 euro, e il concorso ha proprio il titolo L'uomo e gli alberi, un rapporto per la vita. Il progetto è destinato, insomma, potranno partecipare ragazzi che hanno già in campo, hanno già in attivo un progetto che riguarda la riforestazione ambientale. L'idea anche del progetto è nata da un percorso, ecco, che è nato anche dai progetti che sono venuti fuori l'anno scorso nella 3ª edizione del concorso dell'effetto farfalla, perché appunto uno dei premi che è stato assegnato l'anno scorso, dedicato ai ragazzi del Gambia, della cui associazione fa parte appunto anche Ansumana, che ascolterete dopo, ha dato un po' l'avvio, l'idea a questo del concorso della riforestazione. Grazie ancora.
Io voglio sottolineare sempre, mi piace farlo, le voci, essendo un podcast. Dalle voci si può imparare molto, è la tecnologia più umana che c'è, e da queste voci si capisce proprio la passione che c'è dietro. E adesso in questa staffetta auricolare convoco con grande piacere il nostro ultimo ospite, il volontario Ansumana Darboè. Di cosa ti occupi, Ansumana, per l'associazione Il Mondo di Tommaso, e se vuoi darci ulteriori informazioni per il concorso Butterfly Effect, effetto farfalla. Grazie mille, mi sono contentissimo a sentire queste cose qua. Il Mondo di Tommaso l'ho conosciuto quando sono venuto a Vittura Veneto, perché non abitavo là. Ma poi con l'ospitalità di associazione 12 Ponti sono riuscito a conoscere tante cose che fanno il Mondo di Tommaso. Quindi mi sono iscritto, fino ad oggi mi sono coinvolto nelle attività che fanno loro, tipo andare in bosco i giorni che sono libero, non lavoro, a fare dei lavori, altre tante cose, ma sto anno hanno deciso di mettermi nel gruppo consiglio, quindi è una cosa che sono contentissimo. Quello che posso dire anche di più sarebbe il concorso, perché quello di anno scorso ero dentro il concorso e mi hanno dato il premio di 1.000 euro e più un'altra 1.000 euro che riusciamo a comprare più di 1.000 alberi in Africa, che sarebbe in Gambia. Questa cosa mi ha dato motivazioni, più l'associazione nostra che io faccio parte, che sarebbe Mandus Diaspora in Gambia, che aiutiamo i genitori e poi la comunità del villaggio a fare queste cose. Ma abbiamo fatto questa associazione per dare un po' di mano ai nostri genitori e ai nostri familiari in Gambia. Conoscere il Mondo di Tommaso ci ha dato molto, tanto aiuto a fare tutti quelli che vogliamo fare. Poi in futuro quelli che sono le cose che vogliamo fare sono piantare i nuovi alberi piccoli. Questa estate la comunità forestale in Gambia vogliono volontieri a darci la mano nella formazione per mantenere piantini piccoli da piantare in bosco per prossimi anni, nel futuro. E con 1.000 euro che ci hanno dato, la seconda, abbiamo deciso di prendere attrezzi agricoli per riuscire a proteggere questi alberi, perché se no il bosco va bruciato, poi il lavoro torna a zero. Quindi sono contento a fare parte in Mondo di Tommaso e poi più contentissimo a essere un ospite di associazione 12 Ponti, perché era qui dove era nato tutto questo. E noi siamo contenti, contentissimi di ospitare te, Eleonora e Claudio, che ci avete raccontato in modo perfetto il Mondo di Tommaso e tutte le sue meritorie attività. Allora, il mio ruolo mi impone ora di ricordarvi il sito ilmondoditommaso.org. Nell'home page a destra troverete facilmente la sezione dedicata al concorso Butterfly Effect. Non mi resta che ringraziare gli ospiti di questa puntata, iniziando ovviamente da Claudio Corazza, il fondatore dell'associazione Il Mondo di Tommaso, e poi i due giovanissimi volontari Eleonora Saccon e Ansumana Darboè. Grazie davvero di cuore, un abbraccio e alla prossima. Ciao. Grazie mille, grazie mille. Grazie mille, grazie. Grazie, ciao a tutti. Se anche tu hai delle storie da condividere, scrivici direttamente sui canali social di Natura Sì, Facebook e Instagram.